Serignano, allora un esordio amaro per questa sconfitta che non è parsa così limpida, ma è bastata una leggera disattenzione su quel pallone in aria per determinare il quinto passo falso consecutivo. Sì, per l'esordio è vero, è stato un brutto esordio perché è venuta la sconfitta. Per quanto riguarda la squadra, io sono soddisfatto perché ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine, anche dopo aver preso il primo gol. Non abbiamo mollato, abbiamo avuto l'occasione con Pippi, solo che siamo sfortunati, ma allo stesso tempo dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Ho visto che avete preso dei crampi a fine partita. Sì, ero affaticato. Per non rischiare ho preferito chiedere il cambio, perché dai crampi poi si passa allo stiramento, quindi ho chiesto il cambio. Secondo te oggi che cosa è mancato, oltre alla sfortuna delle occasioni? Io non parlo di sfortuna, dico che dobbiamo essere solo più concentrati, perché la posizione che occupiamo in classifica, cioè non possiamo fare nessun passo falso. Oggi ci tenevamo a dare una soddisfazione non solo ai tifosi, ma soprattutto a noi stessi. Purtroppo è andata male, ci rifaremo sicuramente da domenica. Il calcio è bello perché ogni domenica puoi sempre metterti in gioco e puoi fare bene. Certo, a livello di posizioni, quindi mi riferisco a un discorso proprio geometrico. Io ho visto il Novara ben piazzato e al secondo tempo forse ho notato che loro fossero accontentati di un pareggio. Poi ecco, c'è stato questo episodio che ha un po' cambiato tutta la partita. Sì. E secondo te la vostra posizione, il vostro modulo? Il Novara occupa quella posizione perché è una signora squadra. Certo, noi il pareggio andava bene, ma questo non vuol dire che noi ci siamo fermati. Cioè noi abbiamo lottato su tutti i palloni fino alla fine. Poi è capitato questo gol, abbiamo reagito, ma non ci è andata bene. Il modulo non c'entra.